Danilo Callegari, 35 anni, è un esploratore solitario. Da mesi si allena in Valle di Fiemme per una nuova impresa che lo porterà questa volta in Antartide, come ci spiega l'inviato Gianfranco Benincasa. L'avventura è vita e ho la fortuna di aver fatto della mia vita un'avventura. Fondamentalmente la sfida è con me stesso, non è sicuramente verso la natura perché sarebbe un discorso stupido. È la voglia di sfidare quello che è il mio corpo, ma soprattutto la mia mente, in ambienti che sì sono estremi e spesso desolati, ma che mi attraggono e mi affascinano tantissimo. Danilo Callegari, 35 anni, friulano doc, avventuriero ed esploratore, protagonista di incredibili missioni in solitaria, non ha dubbi. I limiti esistono per essere superati. Corsa, roccia, bici, sci tra boschi, montagne, piste della Valle di Fiemme. L'ex paracadutista non si ferma mai e in Trentino sta preparando la sua ennesima impresa che a ottobre lo porterà in Antartide. Sarà Antartica Extreme, appunto un'avventura in Antartide in autonomia, dove è divisa in tre grandi parti. Il raggiungimento del polo sud geografico in autonomia e in autosufficienza, quindi come primo italiano assoluto. Mi sposterò con gli sci ai piedi trenando una slitta di circa 160 kg con tutto l'occorrente per la sopravvivenza. Poi un aereo mi preleverà dal polo sud e mi porterà fino alla regione del Monte Vinson, la montagna più alta d'Antartide, dove mi lancerò con il paracadute da una quota intorno ai 5.000 metri, ma ancora da stabilire, e successivamente scalerò il Monte Vinson. Danilo ha esplorato le regioni più inospitali del pianeta. Lo sport estremo e la natura sono le sue ragioni di vita. L'avventura è nel suo DNA. Avventura in solitaria, l'Antartide rientra in un grande progetto, vogliamo spiegarlo un po', Danilo? Rientra nel Seven Summits Solo Project, è nato nel 2011 con il Sud America, successivamente 2012 Europa, 2015 Africa e adesso è la volta dell'Antartide, poi ci saranno le altre tre, Oceania, Nord America e Asia, per chiudere l'intero progetto. Ci sono sì le Seven Summits, che sono le sette cime più alte del mondo, rispettivamente la più alta per ogni singolo continente, ma quello che rende unico questo progetto è proprio il fatto che creo avventura dentro l'avventura, cioè attorno a queste grandi montagne invento delle grandi avventure attraversando continenti, deserti, nuotando, andando in kayak, in parapendio, quindi vado a fondere gli elementi di aria, di terra e di acqua. Corre Danilo, corre! Ha scalato montagne impervie, attraversato deserti in sella ad una bicicletta, affrontato le gelide acque di molti fiumi, salito ghiacciai. Esperienze sempre al limite dell'impossibile, col rischio che è davvero il suo mestiere. Se avessi rischiato troppo probabilmente non sarei qua. Ho sempre rischiato quanto è bastato per essere ancora vivo.